Ed ecco ragazzi il pullman dei biancorossi che sta arrivando, sta passando per le vie di Monza, direttamente dalla Villa Reale. Eccolo qua. Mancini, dribbling e tiro, raddoppio Monza, Mancini, ci ha lavorato benissimo da Ghicchi, 2-0 per il Monza. Ragazzi, sulle note di Destinazione Paradiso, la canzone che ha accompagnato la curva in Monza. Letteralmente fantastica. Siamo in piazza Trento Trieste, con il mondo biancorosso alle mie spalle, direzione U Power City. Ragazzi, siamo qui con Manuel, forza Monza! Ragazzi, siamo qui con Lombardo. Una parola per descrivere questa festa: magico, magico. Siamo arrivati in Serie A grazie ai ragazzi, al presidente, guardate che bella tifoseria, anche grazie a te che ci portavi alle partite, grazie mille, grazie. Siamo qui con
Alessandro, Lucio, che cosa ne pensate? Descrivete questa festa con una parola. Fantastico. Magico. Magico è l'aggettivo più utilizzato per questa festa. Sì. Ditemi semplicemente dove eravate il giorno della promozione, insomma. Eravamo al maxi schermo a goderci la festa. Maxi schermo, quindi anche te. Esatto, al maxi schermo, poi siamo andati subito in centro a festeggiare con i magici tifosi del Monza. Bravissimi ragazzi. Sempre. Grande, forza Monza. Forza Monza. Sempre, forza. Ed eccoci ragazzi, arrivati allo Power Stadium. Insieme al Pullman. Ecco ragazzi, arrivati allo Power Stadium, sono qui con Andrea. Andrea, descrivi con una parola questa festa. Io tra qualche giorno compirò 50 anni e probabilmente sicuramente il regalo più bello che potevo ricevere. Esattamente. Ero a Tortona nel lontano 88 forse, con Giovanni Stroppa che davanti al Pullman cantava come un pazzo. Abbiamo scortato il Pullman del Monza da Tortona a Monza e oggi sono qui per un sogno che è diventato realtà. È diventato finalmente realtà. Grazie un mille. Saluto sempre Forza Monza. Forza Monza dai bagagli. Ed eccoci ragazzi, per l'ultima volta entriamo e prendiamo l'ascensore per lo Power Stadium. Questo campo che oggi è un campo di Serie A, signori, è tutto vero. I nostri campioni! Ragazzi, facciamoli sentire il calore, l'affetto, l'entusiasmo del pubblico di Monza! Eccoci qui ragazzi, siamo qui anche con il direttore, il mio direttore di Monza News, Stefano, una parola per descrivere questa atmosfera. Guarda, in questi casi si dice che devono parlare le immagini sono spettacolari, incredibile quello che stiamo vivendo oggi allo Power Stadium, ma soprattutto incredibile quello che si è visto in centro a Monza. Io non pensavo sinceramente di vivere una festa così emozionante, con così tanti tifosi, un fiume in piena, un'onda bianco-rossa. Finalmente Monza si è svegliata e ha capito che è doveroso tifare per questa squadra. Eravamo in pochi in Serie D, in Serie C a credere in questo miracolo, ora siamo qui in tanti. Ecco, io mi auguro che questa gente poi ci sia anche in campionato, che ci sia anche alle prime sconfitte, perché purtroppo arriveranno. È ora di mettere da parte i mugugni e il pessimismo, è ora di venire allo stadio di fare Monza, ma non soltanto quando qua arriveranno Milan e Juventus, ma sempre, perché comunque bisogna essere orgogliosi della squadra e della propria città. Esatto, grazie mille Stefano. È arrivato un pollice in alto. Marina. Aspetta perché io ho... Jose! Jose! Carlo! Dani! Mata! Yeah.
saluto per tutti quanti voi monzesi che siete accorsi qui allo stadio, la prosecuzione di questa... Vale, sento che siete pronte, belle ragazze, cadendo e vi sento. No, beh, era una confidenza che facevo con la stampa nelle conferenze. È stata fatta ed è anche lì una bella soddisfazione. Sorprendente oggi, non pensavo che la città rispondesse in questa maniera, la città, la provincia, perché poi il seguito nelle ultime partite è sempre stato straordinario. Ma al di là del seguito, il rumore della gente che è venuta allo stadio, il rumore della gente di oggi che ci ha seguito col pullman. Un saluto a tutti i fan di Federico Ferrario. Grazie. Un abbraccio. Saluto al canale YouTube Federico Ferrario. Ciao ragazzi, a tutti quelli che seguono il canale di Federico Ferrario. Un saluto. Forza Monza! Forza Monza! Grazie mille. Forza Monza! Ragazzi, è bellissimo! È bellissimo tutto quanto! Bella così! Bella così! Ma vada, ti voglio la caro di passato. Posso chiedere un saluto? Un saluto, Forza Monza, sempre. Vai. Salute, ciao ciao! Ciao, Forza Monza! Un saluto per il canale YouTube! Ciao, grande! Descriva con una parola questa giornata. Magica. Magica. Una parola. Notti magiche. Siamo tornati alle notti magiche, anzi forse la notte più magica per la città di Monza. Io l'entusiasmo che ho visto oggi, prima in centro e poi allo stadio, non l'avevo mai visto in città. Grazie di tutto, sempre Forza Monza, sempre. Siamo in Serie A. Dai, anche con Matteo Del Bue, una parola per definire questa giornata. Una giornata storica, ricca di emozioni. Era 110 anni che Monza aspettava questo momento e diciamo che è stato onorato alla grande con quel giro in centro pieno zeppo di gente, il pullman che si bloccava dall'entusiasmo dei tifosi, insomma. Stiamo vivendo un sogno. Grazie. Ecco ragazzi, siamo qui con altri tifosi del Monza. Ciao, siamo ragazzi. Qui con Marco Gervasoli, il vincitore del trofeo Binario Sport, Francesco e Simone. Descrivete con una giornata questa magica, emozionante,
strabiliante. Bravo, non abbiamo altre parole per questa squadra. Forza Monza. Buongiorno ragazzi, una giornata fantastica di festa per tutto il popolo biancorosso. Siamo arrivati alla fine, sono molto provato, però ne è valsa veramente la pena. Adesso siamo in attesa del dottor Gagliani per dargli un altro saluto e soprattutto un grandissimo ringraziamento. Grazie anche a voi per avermi seguito durante tutto l'arco di questa stagione. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno fermato per una semplice foto, un saluto, un ringraziamento. Grazie, ci vediamo in Serie A. Ho svegliato una passione che non esisteva più da tanti anni. Adriano, una parola per descrivere la giornata di oggi. Meravigliosa, fantastica, stupenda, è qualcosa che non era mai successo in questa città. Grazie.